Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capaci. Benvenuti in una nuova lezione di vita. Benvenuto anche a te, primo alunno che assiste alla lezione. Allora, oggi voglio svelarvi 5 segreti per diventare persone di successo. Guarda questo video e anche tu diventerai una persona di successo. Allora, cari eroi, care eroine all'ascolto, prima di arrivare all'argomento di oggi, io volevo farvi i complimenti perché io sono orgoglioso del mio pubblico, io sono orgoglioso di voi, ve lo dico sinceramente. Man mano che passano gli anni, mi sto rendendo conto che il mio è un pubblico sempre più selezionato, sempre più di prima scelta, di qualità. È un po' come la carne. Esiste la carne di prima scelta e poi esiste la carne di terza, quarta scelta, gli scarti. Con gli scarti si fanno i panini del McDonald's, con la carne di qualità si mangia bene. Ecco, gli scarti sono sotto gli altri video, la qualità è sotto i miei video. Complimenti davvero. Allora, arriviamo però all'argomento di oggi, molti saranno desiderosi di scoprire i 5 suggerimenti per diventare persone di successo. Mi verrebbe da dire, volevi, qualcuno direbbe, credevi, ma non ci sarà nessun suggerimento per diventare una persona di successo. Sai perché? Perché nella vita non conta diventare una persona di successo, conta diventare una persona di valore. Questa è una frase, credo, di Albert Einstein e dovrebbe essere il Vangelo. Altro che il primo articolo della Costituzione che recita l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Dovrebbe essere modificata la Costituzione e il primo articolo dovrebbe diventare l'Italia è una repubblica fondata sulla persona di valore. Allora sì che avremo un mondo più bello. Allora sì che avremo una vita migliore. Nella vita non bisogna diventare persone di successo, bisogna diventare persone di valore. E dovrebbe essere questo concetto ben presente fin da bambini. Invece cosa succede? Che purtroppo già fin da bambini gli stessi genitori, molti genitori, che cosa vogliono, che cosa sperano per il proprio figlio? Io vorrei che mio figlio diventasse una persona di successo. I genitori non capiscono che dovrebbero essere i primi ad augurarsi che i propri figli un giorno possano diventare persone di valore, non persone di successo. Perché qual è la mentalità dominante? E veramente è una mentalità che ormai è penetrata nel cervello di quasi tutti. Questo è il pensiero dominante. Nella vita conta la fama. Conta la considerazione altrui, quello che gli altri pensano di te, conta avere soldi e un lavoro ben retribuito. Si parla solo di questo. L'unico argomento sociale che interessa alla gente è questo. Disoccupazione e occupazione. Sembra che una vita diventa dignitosa, diventa degna, diventa nobile se tu hai, trovi lavoro, quindi alta occupazione, e questo lavoro è ben pagato. Allora è tutto, risolvo tutti i problemi. Aggiungiamo a questo un po' di fama. Ed ecco la felicità, ecco il successo. Questa è la mentalità dominante. E questa mentalità io la critico fortemente, ma non per una questione morale, di moralismo, è per una questione pratica. Questa mentalità, lavoro ben retribuito, fama, porta all'infelicità, alla depressione, al suicidio. È sconveniente per voi che siete convinti di questa cosa. Perché? Ma come perché? Perché abbiamo persone che non riescono in questa rincorsa verso quel successo, che si sentono fallite e quindi depresse, convinte che il motivo della loro depressione è che non arriva, perché non arrivano lì. E abbiamo persone invece che bene o male riescono, lavoro ben retribuito, bene o male gli altri pensano molto bene di loro, però si sentono lo stesso insoddisfatti, perché quella non è la reale natura umana. Non porta reale soddisfazione e felicità interiore. È una recita, è un teatrino. È un ruolo, è un recitare. E quindi stanno male lo stesso. Si sentono insoddisfatti, gli manca qualcosa. E gli manca tutto. A queste persone, tutto. E in più hanno anche
una buona dose di stress e di ansia perché devono vivere sempre per tenere in piedi quella costruzione. Ansia da prestazione costante tutta la vita e poi si finisce sottoterra morti. Bella vita. Ragazzi, anziché aspirare a diventare persone di successo, aspirate a diventare persone di valore. E voi genitori, quando vedete il mondo dei figli e li crescete, auguratevi che i vostri figli diventino persone di valore. Perché è importante? Perché se tu diventi una persona di valore, stai bene, sei felice. Non ti piace la parola felice? Perché la felicità è un concetto molto relativo, dipende da cosa si intende. Comunque, al di là delle definizioni, se diventi una persona di valore, diventi una persona meno infelice, che sta meglio di altre, che sta meglio che un'altra che rincorre il mito del successo. E nella vita che cosa può essere più importante se non stare bene con se stessi e con gli altri? Qual è la cosa che conta più nella vita? Se non dovesse rispondere a questa domanda, qual è la cosa che conta più nella vita? Io direi stare bene, stare il più possibile bene. Se uno vuole il mezzo bicchiere pieno vuoto, potrebbe dire stare male il meno possibile, con se stessi e con gli altri. Questa è la massima aspirazione. E per ottenere questo, stare bene con se stessi e con gli altri, occorre diventare persone di valore. Ma che cosa dice Enrico? Ma se tu sei una persona di valore, quindi magari rispettosa, buona, educata, che tratta gli altri come vorrebbe essere trattato, in quella società di cannibali si finisce mangiati vivi, la si prende nel culo, la si prende in quel posto, si viene calpestati. Ma non è assolutamente vero. E se tu vivi male quello che gli altri dicono di te, che ti senti male. Ma se diventi saggio e maturo, gli altri possono dire che tu fai schifo, sei una merda, uno sfigato. Ma tu sei immune ai loro discorsi, stai bene con te stesso e ti attorni di persone simili a te, risvegliate, illuminate, pensanti ed umane come te. Avete capito? È fondamentale capire questo. E soprattutto, ed ecco la parte più importante di questo video, spero che molti di voi siano arrivati fin qui, perché questo è soprattutto quello che voglio dire. Essere persone di valore porta a stare bene, perché c'è una cosa che tanti non capiscono. Comportarsi bene con gli altri, fare del bene agli altri, significa fare del bene a sé. Mentire agli altri, trattare male agli altri, un po', tantissimo, ovviamente ci sono tante misure, no? Si può trattare male uno, si può trattare tanto male uno. Comunque, trattare male gli altri, fare del male agli altri, significa fare del male a sé. Quindi se tu non sei una persona di valore, fai del male agli altri, approfitti degli altri, sei cattivo con gli altri, sei cattivo con te stesso, fai del male a te. Questo deve entrare nella vostra zucca, ma non per una questione magica, di energia nell'aria. Non è neanche una questione di karma, se per karma si intende una spiritualità che va oltre la psiche. Io non credo a un karma che va oltre la psiche. Se uno per karma intende invece una questione psicologica, una questione più relativa alla realtà, allora sì. Nel senso che in questo mondo, in questa realtà, siamo tutti collegati. Non siamo collegati da fili invisibili, magici, spiriti. Io sono ateo, in senso totale. Ma siamo collegati nel senso che un evento è generato da cause precedenti. Quelle cause precedenti sono a loro volta generate da cause precedenti. Quindi, forse il cosiddetto effetto farfalla lo si può chiamare. È tutto collegato. È tutto collegato. Se tu fai del male ad una persona che è vicino a te, stai facendo del male a te, contribuisci ad aumentare le possibilità di stare male. Perché prima o poi quella cosa ti si ritorcerà contro. È inevitabile, è inevitabile. Ma a parte si ritorcerà contro, tu stesso, stai male. Non puoi stare bene se fai del male a qualcuno, se vivi tutto il tempo facendo del male agli altri, è chiaro. Si fa del male agli altri perché si sta male con se stessi. Quando si sta bene con se stessi, poi è un gioco, è un gatto che si morde la coda. Quando si sta bene con se stessi, poi non arriva nemmeno più la necessità di fare del male agli altri. Perché
Il bene genera bene, il male genera male. È veramente così. È assolutamente così. Anche perché poi potrai essere orgoglioso di te stesso se tu in questa realtà non contribuisci neanche un po' a ferire gli altri. È una boccata d'ossigeno, che bello, in un mondo di dolore io non sono responsabile. E tutta la vita la passo per diminuire il dolore che io posso creare agli altri. Anzi, dove posso, cerco di aiutare gli altri ad asciugare le ferite. Una persona di valore, quindi, è una persona che fa del bene agli altri perché sa in questo modo di fare anche del bene a sé. E ovviamente, oltre a fare del bene agli altri, questo bene può manifestarsi in tanti modi. Nell'aiuto quando c'è bisogno, ma anche semplicemente nel rispetto quotidiano, nell'empatia, nell'educazione. Oltre a questo generico bene, una persona di valore è una persona che segue quella che è la propria natura. Una persona di valore è una persona che non segue lo stereotipo pubblicizzato dalla società, la persona di successo. Una persona di valore è una persona che segue quello che c'è dentro di sé. Cioè, una persona di valore è una persona umana, pensante, che vive la propria vita dedicandosi a quello che a lui realmente piace, non a quello che piace alla società o quello che si aspettano gli altri. E ovviamente ognuno è diverso, ognuno è unico nella propria diversità e quindi magari ognuno avrà la propria passione, ognuno avrà il proprio hobby. Ognuno avrà la propria maniera di manifestarsi, però è la propria natura, non lo stereotipo di cui parla la società che tu pensi sia il tuo, perché molta gente crede che i propri sogni siano propri, mentre è molto importante capire quali dei nostri sogni sono realmente nostri e quali sono frutto di condizionamenti. Ok? È fondamentale, veramente, ve lo dico col cuore, ve lo dico col cuore. E lo ripeto, questo è il segreto per stare bene. Poi la vita è difficile lo stesso, eh? Non è che questa realtà è facile, non è che la vita diventa una passeggiata, la vita è dura. Però almeno razionalmente cerchiamo di capire questo. Come obiettivo io non devo avere il diventare una persona di successo. Perché non devo avere come obiettivo diventare una persona di successo? Perché quella è la garanzia di infelicità. È garanzia solo di infelicità. La gente aspira all'infelicità aspirando a quel tipo di successo. L'aspirazione unica e valida è quella di diventare persone di valore. Punto. Un conto ovviamente è pensarlo, è vero, e un conto è riuscirci. Però intanto siatene consapevoli. Intanto fissate queste cose, poi ci vorranno anni per riuscirci, magari. Riuscire a non farsi condizionare più dagli altri, riuscire a scappare dai meccanismi di condizionamento, perché la gente ha paura. Mentre magari prova questa strada, arriva l'altro che ti dice: ah, sfigato, che fai? Guarda che quello lì è molto meglio di te, fa l'avvocato, guadagna 3.000 euro. E se tu sei debole, ci rimani male. Quindi è un lavoro forte fregarsi della superficie degli altri, gestirsi degli altri. Quindi è difficile, è un percorso. Però intanto a livello razionale devi avere la certezza che così, non devi avere dubbi. Enrico, a livello razionale è assolutamente così, ha ragione. Poi magari ancora non ci riesco, ma ha ragione. Questo è tutto, è il 50% per riuscirci. Poi emotivamente, ovviamente, ognuno ha il proprio percorso, ognuno ha le proprie difficoltà, le fragilità. Ma abbiate presente che la meta deve essere quella. Esprimere se stessi, realizzare se stessi non seguendo gli stereotipi della società. Basta il mito del successo. Genitori, veramente, sorridete se vostro figlio è un bambino, un ragazzo, un uomo di valore. Quello è importante. E non è che è un pochino più importante del mito dell'uomo di successo. È straordinariamente più importante. Se l'uomo di valore è importante così, l'uomo di successo è importante così. Sapete perché? Perché quando si è uomini di valore, allora sì che si è persone di successo. Ma a questo punto è un successo che non è più lo stereotipo della società.
ma è l'idea di un uomo di successo partorita da menti pensanti ed umane che hanno a cuore la mia, la nostra felicità. E io per felicità, lo sapete bene, intendo la diminuzione dell'infelicità, la serenità, il più possibile stare in armonia con se stessi e con gli altri. Punto.